Il mercato ortofrutticolo di Fondi oggi ospita circa 100 aziende concessionarie, di cui 6 grandi strutture cooperative che raggruppano all'incirca 3.000 produttori locali. Con 10 milioni di quintali di merci movimentate ogni anno, Fondi è nei numeri una delle realtà più importanti del settore. Frutta e verdura da qui partono verso tutto il paese e se qui crescono i prezzi, crescono di riflesso sui banchi di tutta Italia. L'iceberg, il completo, l'altro anno lo pagavo 2.000 euro, quest'anno costa 3.000 euro. Che significa al mercato? Cioè, questo al mercato... 15-20 centesimi in più per il consumatore. Ma da cosa dipende il prezzo di frutta e verdura? Pesa il percorso che il prodotto fa, la filiera, insomma. Proviamo a ricostruirla. Le arance che commercializziamo noi intorno ai 70-80 centesimi ci costano in campagna. Poi ci devi aggiungere tutti i prezzi del trasporto, delle persone che stanno là, che lavorano per noi. Siamo intorno a 1,20 euro, 1,50 euro. A questo prezzo la merce viene acquistata all'ingrosso, a volte direttamente dal commerciante che la porta sul suo banco. L'operatore del mercato che arriva qui, quanto ricarico deve fare su questa merce? Ma come minimo ci deve mettere il doppio. Minimo, per le spese che hanno, è il minimo. Almeno se comprano, per dirti, le verdure a 80 centesimi le dovresti trovare almeno a 2 euro. A comprare buona parte della merce sono però adesso i buyer, rappresentanti della grande distribuzione organizzata per destinarla ai supermercati. In alternativa ci sono gli intermediari, altri concessionari che acquistano per rivendere in un mercato più piccolo, magari ancora all'ingrosso. Allungano così la filiera e aumentano i costi. Aumento delle materie prime, aumento dei costi dell'energia, dei trasporti, è chiaro che si riverbera poi sul costo che paga il consumatore.